Che cos'è la dispersione scolastica? Cos'è? Può essere che uno non va più a scuola oppure che c'è. Uno che studia. Come si comporta a scuola? Ah, che ha abbandonato la scuola? Non lo so. Non lo so, penso che ti devi comportare bene con le maestre. Che non vuoi andare a scuola. Oh, non vuoi andare? No, non che vuoi. Non vuoi andare a scuola. Voi ci andate a scuola? Io sì. Io che tu vuoi. Sì, praticamente la dispersione scolastica è quando dei ragazzini non vanno a scuola prima del ciclo che si dovrebbe concludere. Cioè, quindi prima di finire la scuola c'è un'età. Per cui con la dispersione scolastica ci sono i ragazzini che prima di quell'età non vanno a scuola. Ma perché uno deve andare a scuola, secondo te? Perché si imparano tante cose. E a te ti piace? Sì. La cosa più bella che hai imparato a scuola? L'inglese. Ti diverti con tutti i bambini. Quando finisci la scuola ti trovi un bello lavoro. Tutti siamo amici. E impariamo molte cose. Una che è bella perché conosci nuovi amici e fai un'esperienza. E seconda perché ti insegna la cultura. A me mi piace perché veramente mi è piaciuta da piccola e piccola scuola, tuttora mi piace. E mi piace perché così nella vita non mi troverò male, potrò andare a lavorare e mi piace pure a me la scuola. Soprattutto dei bagni più puliti, cioè un'istruzione, come si dice? Igiene. Abbiamo un'igiene più pulita e pure un'istruzione scolastica, cioè meglio, con le altre cose ben attrezzate. Però come laboratori, come la mattina, non ce n'è, perché i bambini anche per questo secondo me non vanno più a scuola. Perché quando andavo a scuola io, magari facevamo ed artistica, facevamo dei disegni, sui disegni magari ci mettiamo delle pietre, ora invece no, vedo che non ne fanno queste cose. Il campo, la roccia, perché là fa schifo il campo, perché... Io qualche volta, per esempio, una volta ho fatto diventare mio compagno, perché prima era un bullo, l'ho fatto diventare come se, cioè, che ora è diventato l'orca, tipo, è diventato l'incontro. Oppure c'erano gite scolastiche, magari ogni mese facevano una gita, invece ora niente. Ora, secondo te, ha avuto un ruolo in questo quartiere, in questi 3 anni, in questo centro? Il centro sì, ha avuto un ruolo, magari per migliorare anche i ragazzi. Come i miei figli sono migliorati. Ci andavano a scuola sempre, però sono migliorata meglio, perché non erano così, sono andati avanti con questo centro. I bambini sono più rispettosi, vanno più a scuola, non sono più in mezzo alla strada, tutte queste cose. Le gite, i laboratori, i giochi che abbiamo fatto con te ai tornei. Il dopo scuola? È servito? Sì, a studiare. Sei migliorato in qualche materia in questi 3 anni? Sì. In quali? Italiano, matematica e inglese. Quello del libro, quando abbiamo fatto... Te lo ricordi cos'è? Le capanne. Abbiamo pulito. Quella della quinta. Abbiamo fatto un articolo del giornale. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto tutto, soprattutto perché ho detto che no, non solo i ragazzi con la dispersione scolastica, ma anche quelli tipo, che hanno la difficoltà a fare compiti. E dopo anche i progetti, che si fanno. Perché veramente io prima i compiti non mi facevo male. Venendo qua mi diverto e faccio pure i compiti. Mi piace perché poi ci divertiamo, parliamo tra di noi, facciamo laboratorio, tutto per tutte queste cose. E a scuola sei migliorato un pochino da quando vieni qua? Sì, ci sono tutti i nostri amici, giochiamo anche a calcio e basta. Ci andiamo nei quartieri a giocare, fare i compiti, fare la matematica. Laboratorio con Nando. Di che cosa? Quello del telefonino per la festa del papà. Perché ti è piaciuto? Perché era bella.
qualche gita, poi quando abbiamo studiato, quando noi il calcetto ogni giorno dove ti veniamo. Quando sei qua è da poco che ci sono, quindi ho giocato una volta solo al capannone e mi è piaciuto. Diciamo che è fatta una cosa bellissima, perché recuperare la gara 1 è già una cosa, o meno, quello che penso io. Sono cambiate tante cose nel miglior modo, la disciplina, cioè prima non esisteva completamente. Cosa ci consiglieresti di fare che non facciamo? Come lo miglioreresti questo centro? Veramente non ho niente da dire, perché quello già che fate per me è a posto. Ma magari qualche laboratorio in più per i bambini e per le mamme, questo. Però già quello che fate per me già è a posto. Potremmo fare dei giornali, così. Tennis, pallavolo, basket, tutte queste cose. Più spesso levare il calcio. Levare il calcio anche per le ragazzine. Un po' di calcio, perché il calcio è il miglior sport che c'è. Però. E fare un'altra cosa, fargli conoscere delle cose che non sanno, fargli vedere, portarli fuori, spesso, quindi che manca a questi ragazzi. Muratore. Perché? Perché è bello. Io il calciatore. Io il cuore. Estetista e parrucchiera. Tu? E anche il calciatore. Il cameriere sulla nonna. Io? I due cameriere mi piglio quando sono in casa. Oh, mi piace il bar, un negozio, tante cose. Oh, un parcheggiatore. E chi? Posteggiatore? Sì, ma che ci stai vicino? Oh, mi piace a me fare posteggiatore. No, non ci vede, non ci vede mai studiare.